Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò con me nella mia night routine versione venerdì. Questa in realtà è già la seconda parte. Sì, perché ho già registrato la prima. E mi si è stoppato il video perché ho messo il telefono qui e mi è caduto. Sono riuscita a salvarlo, ma ho cliccato il bottone per spegnerlo. Quindi vabbè, perdonatemi e ci saranno due parti. Rispetto alla scorsa night routine, in questa ci sarà una cosa nuova, ovvero una lista dove scriverò tutte le cose che devo fare e man mano le spunteremo assieme. Quindi adesso mi metto a fare la lista. Per ora ho stilato questa piccola lista, poi casomai man mano che andiamo avanti con la serata aggiungeremo altre cose. Comunque questa qui, io molto fiera del mio titolo che voi vedete al contrario, ma vabbè. Comunque c'è scritto Night Routine Venerdì. Ve lo lascio ammirare. E questa per ora è la mini lista, poi ovviamente dovrò aggiungere qualcosa. Quindi iniziamo. Il giro invece l'ho fatto, quindi barriamo. Il prossimo è sistemare la camera, quello che mi fa più paura. Ma dobbiamo farlo, quindi iniziamo. Partiamo dalla scrivania dove sono già adesso. Ho questi elastici bellissimi che mi ha comprato mia mamma a 1 euro. Cioè, li abbiamo presi a caso, però vabbè. Sono sempre utili gli elastici, quindi vorrei metterli tipo in un contenitore, perché mi dà fastidio tenere questa scatolina di plastica. Quindi adesso cerco un contenitore per metterci tutti questi super fluo bellissimi. Vediamo se ho qualcosa qua. Vado a vedere da mio fratello. Trovato adesso, trasferiamoci questi qui dentro. Ecco qui. Adesso passiamo allo zaino della gita di ieri. Prima di tutto c'è questo cappellino che vado subito a mettere via. Perfetto. Vediamo se dentro lo zaino c'è qualcos'altro. Nella tasca grande no. In quella piccola invece ci sono dei fazzoletti che adesso vado a mettere via. Ho messo già via anche lo zaino. Scusate, ma avevo messo il telefono in verticale. Adesso quindi qua devo trovare un posto per il piegaciglia che è ancora in questa misera scatolina da una settimana esatta. E il quaderno del lettering lo devo mettere da qualche altra parte. Ma prima di tutto sistemo un attimino il quaderno. Dall'altra parte del quaderno del Book of Lettering ho anche una cosa molto segreta, ovvero la mia parte di YouTube. Come vedete questo è il titolo. E ci sono gli obiettivi, i video in programma, gli shorts in programma, questi invece ve lo posso far vedere pieno, che in realtà devo ancora concludere, ovvero nella settimana che video ho fatto. Ora sto registrando quindi non posso andare a vedere e l'unico che mi ricordo è il secondo episodio di Book of Lettering il lunedì. Quindi ho scritto settimana 1 e mi sono portata avanti anche facendo lo schema della seconda settimana. E nel mentre faccio solo il titolo della terza settimana, che sarà quella quindi tra 2 settimane. Apriamo il foglio e rendiamo come foglio di brutta perché ho scritto settima mana. Infatti non ci stavo più e non capivo il perché. Bene, e anche questo è fatto. Adesso continuo di mettere a posto un po' la camera e poi vado a farmi la doccia. Anche perché voglio farmi una maschera prima di mangiare e dopo aver fatto la doccia. Però se continuo così non ci riesco, quindi muovo. Metto un pochino a posto il letto off camera. Ok, ho sistemato anche il letto, tranne vabbè, questi fattori che devo mettere a lavare perché li ho sporcati di terra oggi. E adesso metto questi due nei fogli di brutta copia e questo qui negli altri quaderni. E poi ritorno qui per prendermi il pigiama e andare a lavarmi. Ok, ho preso tutte le cose da portare in bagno e ci vediamo direttamente a doccia finita. Eccomi qui, sono appena uscita dal bagno, ho fatto la doccia e mi sono anche asciugata i capelli con fatica. Io infatti ci metto sempre un sacco ad asciugarmi i capelli e in più ogni volta non ho voglia. Quindi adesso vediamo se c'è qualcosa da stilare in più nella lista e sicuramente ci sarà qualcosa da cancellare che abbiamo già fatto. Siccome mangio tra 20 minuti circa e la maschera la dovrei tenere mezz'ora almeno, la farò dopo cena. Quindi sistemare camera fatto ancora prima, più organizzazione YouTube, devo finirla quando finisco il video, vedo tutti i video che ho fatto, doccia più capelli fatto.
maschera più skincare la farò dopo la cena e la TV. Comunque volevo dirvi preparatevi per domani, perché ci sarà un Get Ready With Me e per secondo video vi porto com'è nel mio sabato. E sarà bellissimo, perché succederanno delle cose bellissime, soprattutto una in particolare che ovviamente non vi svelo, quindi non ve la spoilerò. Assolutamente domani attivi verso sera e pubblicherò lo shorts. Io intanto ho un sacco di fame e non so che fare in questi 20 minuti. Non so se vedete, vabbè, sono le 19:22, 23, ecco. E verso i 40 mia mamma ha detto che si mangia. Intanto vedo se c'è qualcos'altro da mettere a posto. Anzi, una maglietta da piegare, quella lì che ho messo prima. E vedo se c'è qualcos'altro da fare. Piegata e messa via anche la maglietta di Topolino. E siccome ora davvero non so che cosa fare, mi sto annoiando un sacco, prendo il tablet. E mi metto intanto qui e guardo un po' di video. Ci aggiorniamo poi quando è pronto. Ok ragazzi, finalmente è pronto. Anche in anticipo perché sono le 18 e... sì, 19 e 31, 32. Quindi adesso vado e vediamo anche che cosa si mangia. Eccomi qui ragazzi con la pancia piena. Ho mangiato, un attimo perché c'è tanta roba, pomodori buonissimi ragazzi, amo i pomodori, sono letteralmente la mia vita. Poi mais, delle fette di orsetto che sarebbe una specie di mortadella, solo che c'è disegnato un orsetto, cioè con la mortadella, c'è, vabbè. E poi mezzo panino alle olive e un panino intero scrocchio alle olive, buonissimo. E tipo due o tre bicchieri d'acqua, non mi ricordo. E poi non lo so, dopo mangerò qualcos'altro. Però siccome voglio mangiare sano, non voglio mangiare tipo un dolcetto dopo. Quindi, mangerò tipo della frutta. Quindi adesso vado a segnare le cose che ho fatto. Quindi abbiamo detto assolutamente cena fatta. Più TV, sì, perché stavamo guardando la TV. E adesso relax. E poi vado a fare la maschera più la skincare. Sono comunque le 19:55. E 8 meno 5 quindi. E adesso metto qua nel letto con il tablet. Allora ragazzi, sono le 8 e mezza. Sono rimasta 35 minuti su YouTube. Quindi adesso metto che ho fatto sia relax che la prossima voce che era YouTube. E adesso andiamo a fare la maschera più la skincare, che è l'unica cosa che manca ormai. Intanto io mi dirigo verso il bagno. Se sentirete un po' di casino è la lavatrice che sta andando, però io cerco di parlare ad alta voce, spero si senta qualcosa. Intanto volevo farvi vedere il mio bellissimo pigiamino con un coniglietto e il fiocchetto in rilievo con scritto qua sotto fashion. Allora adesso prendiamo le maschere, io le tengo tutte, aiuto, mi stavano cadendo, malattia mia. Le tengo tutte in questa scatola di Kiko, che è proprio dove c'erano tre di queste maschere. Solo che una l'ho già usata e poi ci ho messo tutte le altre qua dentro. Se volete vedere tutte le maschere che ho, in realtà dovrei anche un pochino aggiornare sulla collezione. Nel canale della Irene, cioè Irene Simon, trovate il video della top 10 delle nostre maschere preferite. Anche se qua ormai ho aggiunto un sacco di patch, tipo tutti questi. Comunque, allora, non vorrei utilizzare queste qui, che sono quelle tutte liquide, come dire, perché non ho l'applicatore per stenderlo, mi sono dimenticata di comprarlo da Shane, vabbè. Patch no. E allora andiamo tra queste quattro maschere. Allora, vorrei utilizzare sicuramente non questa, quindi questa la togliamo. Tra questi tre, tipo questa qui che è tipo la mia preferita, quindi la lascerei per un'altra volta. Tra queste due mi ispira questa oggi. Quindi adesso prendiamo questa e intanto metto tutte le altre a posto. Spero davvero che si senta qualcosa, perché secondo me non si sente tipo nulla quando la lavatrice va. Però vabbè, confidiamo nel potere della mia voce, anche perché non riesco a parlare molto ad alta voce io. Ho
messo via tutto, devo iniziare a pulire i capelli. Intanto metto la fascia, questa qui nera. Eccomi qui, sembro un uovo di Pasqua. E per evitare che i capelli mi vadano davanti, li... No, vabbè, mi è caduto il mollettone. Vabbè, dicevo, li raccolgo in questo modo. Così stanno bene al dietro. Quindi adesso andiamo a aprire la nuova maschera. Momento ASMR. Ok, intanto mi sono portata qui la sedia e io mi sono seduta. Allora, apriamo. Per un impatto sull'odore non sa da molto. Comunque dovrebbe essere oro, perché qua c'è scritto gold color, anche se l'ultima volta che l'ho provata era trasparente. Quindi vabbè, proviamo ad aprirla. Sì, è oro, non ci credo, non me l'aspettavo. E questa dovrebbe essere divisa in due. Oddio, è super liquida e c'è anche la carta, quindi super professionale. Mi tiro pure le sue maniche. No, vabbè, io sconvolta dalla bellezza. Qua, ok. Oddio, sto facendo per tutto, madonna mia. Allora, prima di tutto apro la prima parte. No, metto prima quella sotto. Ok, allora ce la posso fare. Non stoppo neanche il video perché sennò sporco tutto. Ok, è super dorata, cioè non me l'aspettavo minimamente, ragazzi. Allora, vado, come lo metto? Cioè, perché dopo devo togliere. Oddio. Allora, vado pure a togliere. Wow, no, vabbè, adoro. Allora, me lo sistemo una. È fighissimo questa, secondo me è strabella perché sono quelle proprio in gel, bellissime, adoro. Adesso metto anche la parte sopra. Ok, l'ho messa, sembro letteralmente un omino d'oro, vabbè, tipo su Minecraft l'armatura d'oro, eccomi. Allora, ci sono un sacco di carte, niente, questa la devo tenere per mezz'ora. Quindi fino alle 9.10, perché adesso sono le 8.40. Comunque secondo me questa è molto più comoda delle altre perché sta bene su. Le altre invece tendevano a scivolare. Madonna che bella, tutta freschissima. Perché questa è fatta in gel, quindi non in tessuto, ma un gel non troppo scivoloso. Cioè, e poi è anche fino, quindi è davvero davvero bello. Sembra che le sopracciglia finisse e si intravedono qua due lineette. Vabbè, adesso aspetto mezz'oretta, poi vi faccio sapere a tutte le mani. Beh, niente, è bellissima, mi piace un botto, cioè è davvero stra comoda. L'ho già rotta? Mi sa che l'ho rotta. Sì, l'ho aperta, va bene. Ok, quindi intanto vado di là e tengo la maschera. Madonna, mi faccio paura da sola. Dopo comunque vado anche a fare skincare. Dopo scegliamo le cremine da mettere. Vado di là. Ok, stavo inciampando nello zaino perché l'ho lasciato lì. E adesso quindi mi metto un pochino qua. Faccio qualche disegno sull'iPad. E niente, intanto tengo la maschera. Mancano 10 minuti esatti, io sono ancora con la maschera ovviamente e qua sopra si è tipo un po' secco, cioè non è più con tutto il liquido, qua invece sì. Adesso sto guardando la Sabri, mancano 3 minuti e posso togliere la maschera. Comunque davvero super rinfrescante, cioè non dà per niente fastidio. C'è solo il naso un po' lungo qua, che il mio naso arriva qua, ma vabbè.
Ecco. Ed è davvero bellissima la maschera, cioè è super comoda. Sono le 21:12, quindi sono lì 2 minuti in ritardo. Adesso vado a togliere la maschera. Andiamo, let's go, andiamo, andiamo, andiamo. Eccoci in bagno. La maschera mi è piaciuta davvero un sacco. Adesso la tolgo. Oh, che sollievo, oddio. Guardate che bella la mia mascherina. È troppo carina. Togliamo anche la parte sotto. Wow. Wow, cioè è troppo bella. Troppo. Questo è il mio bottino d'oro. È super lucido. Sentite. Che schifo. Adesso massaggiamo il liquido. Sono rimasto un po', sono un po' tifosi, non lo so, ne prendo un pochino dalla scatola. Ok, alla fine ho preso il liquido da qua dentro, c'è ancora un sacco, madonna. Già io mi sento la pelle tipo super liscia qua, un pochino di meno qua, ma io ho sempre delle imperfezioni qui. Qua tipo sono scomparse, cioè le sento molto lisce, e qua rispetto a prima anche. Vabbè, adesso mi sciacquo un pochino il viso e poi faccio sapere com'è la pelle. Ok, ecco, mi sono ritornata un'umana a tutti gli effetti. Adesso vorrei provare questo qui che è un lavaviso tipo ed è Daily Mild Face Wash. Adesso provo a leggere che cos'è. Oh, sembra davvero buono. Adesso vi leggo. Per una pelle fresca e luminosa, deterge delicatamente ma in profondità rimuovendo cellule morte, semi in eccesso e tracce di trucco. Proviamo. Io di solito avevo un'altra versione, che era quello esfoliante. E anche questo mi è piaciuto davvero un sacco, ma questo mi ispira ancora di più, perché da tutte le cose che ho letto, secondo me, è top. Vabbè, proviamo adesso, poi vi faccio sapere. Dimenticavo di dirvi che qua c'è scritto for normal and combination skin, quindi tipo per pelli normali e combination, non so che cosa sia. No, vabbè, secondo me è top, perché guardate, questo è il prodotto, è trasparente, proprio azzurrino chiarissimo, e io me l'aspettavo con le palline come questo, invece no, perché effettivamente non deve deterge, cioè non deve esfoliare. Quindi adesso proviamo. Ok, lo sto massaggiando e davvero me l'aspettavo con le palline, ma effettivamente deve essere liscio perché non è esfoliante. Quindi proviamo, secondo me è bellissimo, cioè non me l'aspettavo. Allora, considerazioni finali, la maschera che si sta tutta spezzettando tra l'altro, cioè guardate, vabbè. Mi è piaciuta davvero un sacco, sia il colore, proprio secondo me è la più comoda che io abbia mai provato. Veramente bellissima, però anche il detergente era davvero top. Allora, c'era scritto che eliminava pure il sebo, e io la fronte la sento super super morbida, e anche qua la zona del naso e qui davvero qua dove io di solito ho un sacco di imperfezioni sento super liscio. Vabbè, a parte che ho tutte le mani bagnate, però anche davvero qui bellissimo. Siccome sono le 21:25 ed è presto in realtà, cioè pensavo fossero tipo le 10:30, una roba del genere, quindi io direi, ok, ho chiuso il detergente, davvero questo è bellissimo, ve lo straconsiglio, top. Adesso vado a mettere in freezer 2 cucchiaini d'acciaio, così dopo vado a fare la skincare, quindi tra poco metto le creme. Quindi prendo gli occhiali e ritorniamo di là. Quindi adesso prendo gli occhiali, questi qui, e li vado a mettere nel freezer per un quarto d'ora, 20 minuti, così. Mi sono accorta che c'erano altri due cucchiaini, forse da qualche giorno, quindi vabbè, saranno belli freschi. Prima che si scaldino, vado a fare la skincare qui in cucina. Ah, che belli freschi. Utilizzo questi qui perché
raffreddano per bene la zona, sgonfiano le borse e riducono le occhiaie. Poi anche il manico è ghiacciato, cioè bellissimo. Quindi adesso che ho fatto la skincare con ghiaccio praticamente, aspetto un pochino che prenda un po' la pelle e intanto vado a disegnare. 21:38, ora di andare a fare skincare. Voglio troppo mettere questo contorno occhi della Venus, che è quello filler, e mi ispira troppo, quindi voglio assolutamente provarlo. E siccome non voglio andarci troppo pesante con la crema, vado con la Bright Light Lift Day, così faccio la combo lift. Comunque oggi non farò nulla ai capelli perché domani mattina penso di piastrarli. Comunque vado a prendere un po' di crema e di sostenderla. Ok, ho messo la crema in tutto il viso tranne nel contorno occhi ovviamente. Adesso vado a mettere questa. In realtà l'ho già provata e preferisco metterla sul dito che direttamente nel contorno occhio perché si scalda meglio sul dito. Ok, lo amo. Questo contorno occhio è super illuminante, cioè adoro, brillo. E per le labbra vado a mettere lo scrub di Kiko, questo qui, tutto con il packaging rosa. Chi è che me l'ha usato? Perché non so se si vede, ma ci sono tutti questi pallini bianchi che servono proprio per lo scrub, quindi voi andate a sfregare e si tolgono tutte le cellule morte. Adesso invece vado a sistemare un attimo i capelli, quindi tolgo questa fascia e il mollettone e il pettino. Non ci credo, mi si è fatto tutto il segno del mollettone, tutto qua. Speriamo che il pettino un pochino almeno vada via. Ok, dai, tanto domani faccio la piastra, quindi chi se ne... Poi io per dormire utilizzo questo scrunchies che ho preso da Clarkson e mi piace molto. Andiamo, mentre che ho fatto anche l'ultima cosa della mia lista, ovvero fare la maschera e la skincare. Mi sto mangiando lo scrub e come vedete mancava un'ultima cosa, cioè maschera più skincare. Adesso posso andare a cancellare il video di YouTube, vabbè, mettiamo che l'ho fatta, che la farò ormai domani. Infatti adesso tra poco vado a dormire, quindi questo video lunghissimo finisce qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così appena farò un altro video, soprattutto attenzione per quello di domani, vi aspetto. Se l'attivate così vi arriveranno le notifiche. E quindi niente, ciao, buonanotte.